Buonasera, siamo qui con gli attori e i registi di Fuffi. Ciao, siamo i Modà, siamo in Romero, tour Romero, e... non siamo i Modà, ma in Negramaro nemmeno. No, scusate, chi siete? Crisi di identità, non mi ricordo più nemmeno come mi Siamo i chiamo. Fanglasses. In realtà noi siamo gli autori di questa webseries Fuffi, appunto. Io scommetto che vi chiamate Charlie e Andrea Fazio. Indovina chi è Charlie, indovina chi è Andrea. Lui è Charlie, ha fatto segnale così. Hai sbagliato, era No, lui, in Charlie. realtà lui è Andrea Fazio ed è l'altro regista di questa web series. Sì, Come web è? In series. inglese sono un pochettino Sì, quello così. è una web series. È una serie online, diciamo. Allora, Una serie. tradotto per i poveri comuni mortali, un telefilm ni internet. Ni internet. Portarla in... Aspetta, io voglio fare una domanda a lui che mi sembra più serio. Quanto coraggio ci vuole, Charlie, per affrontare una web series? Cioè, Andrea, avete questo. aspetta, ti correggo subito. Io sono Andrea e lui è Mi hai Charlie. detto che eri Charlie! Ti abbiamo preso in giro. Ah, vabbè, ma non Mortacchio. si fanno Di questi norma scherzi. ci piace prendere in giro Lui, lui, però, quindi. oggi sei tu la vittima sacrificale, Con lui mi voglio dispiace. parlare dopo. D'accordo. Ok, quindi tu sei Andrea. Andrea, quanto coraggio ci vuole? Allora, considerando che questa web series è fatta da ragazzi e non, Vabbè, scusate, no. persone che comunque non hanno alcun tipo di esperienza a livello di recitazione, è abbastanza difficile perché poi comunque se una cosa c'è una cosa... Non attaccare, questo microfono deve tenerlo. Devo tenere io? Sì, lo puoi tenere anche un po' a distanza. Ok. Quindi io Ma dobbiamo posso... ricominciare all'inizio? No, io non taglierò niente, vai. Ok. E quindi stavo dicendo che se consideri Lo che... deve tenere lei. Andrea, mettiti un po' più giù. Non respiro più. Dai, allora, se consideriamo che questa è una web series dove normalmente... ragazzi, Mi tocca la sto coscia. parlando, se mi interrompete, già che devo sopportare Dario, poi comunque. Quindi stavo dicendo che è fatta da non attori, quindi persone che non hanno mai studiato recitazione, mai fatto alcun tipo di... Posso? Non è vero perché lui viene dalla Royal Artists Academy di New York, esiste? No, ma diciamolo che lui è il boss dei Infatti. boss, quindi per favore ci parliamo dopo e con molto Il garbo. capo dei capi. Il È capo dei pericoloso. capi, pericoloso, guarda già solo lo sguardo, per favore no. Poi ha qui dietro il braccio destro che proprio io temo, Quella quindi magliettina poi. guardalo Un qui uomo che di poche faccia. È parole. minaccioso già Psicopatico. solo il portamento, quindi, Oh mio Dio. quindi va bene. Come siete riusciti ad accorpare insieme la commedia e il poliziesco? Guarda, fondamentalmente noi abbiamo Non siete come... riusciti. No, non siamo riusciti, questo è poco ma sicuro, ovvio, però abbiamo avuto come metro un po' quelli che sono... Quelli che sono Scusa. praticamente... No, scusate, un po' il taglio. Fuffi, dov'è Fuffi? No, Fuffi non è potuto essere qui con noi oggi perché aveva un appuntamento galante, lo voglio dire, lo voglio sottolineare, con un'orsacchiotta. Citazione agente FBI, Fuffi non c'è più, quindi... Fuffi non c'è più, che poi sarei io l'agente FBI. Lo Comunque... stacchiotto è qui, eh? Eh sì, comunque, ciao Fuffi, ti vedo un po' più grigio. Come Quindi, siete ecco, riusciti? allora, praticamente la nostra è stata questa, l'idea di avvicinarci a una webserie è stata un po' casuale, anche perché non esiste un copione vero e proprio, esiste proprio, sono gli episodi che vengono scritti di volta in volta, magari la prossima volta, se ci sarà mai una stagione 2, vedremo di fare prima tutta una stesura. Comunque, il comedy, che è un po' quello che è il... ciò che vediamo più facilmente su YouTube, oggi come oggi, ci sono video di tutti i tipi, ci sono i vari Frank Matano, le varie Iene. Il poliziesco, perché il poliziesco? Perché fondamentalmente oggi in Italia la maggior parte delle fiction televisive, delle nostre reti televisive, sono delle fiction che parlano di mafia, polizia. Quindi queste serie così melodrammatiche, molto pesanti, Impegnative. Hanno impegnative... capito, adesso Anche tu sei cercavo. diventato molto È pesante e logorroico. È logorroico, è logorroico. Vabbè, mi spengo. Senti, ma c'è da temere. Ma chi? Sì, è un po' pericoloso. Quegli Guarda, io occhi ti farei lì. vedere gli occhi tipo assassini da Oggi è in pazzo. borghese, no? Io gli chiederei, posso fargli una Chiedi quello che domanda? vuoi. Posso? Sì. Non mi ammazza. Sì, non credo. Spero di no. Attenta a quello che chiede. Soldi. Ruggero, io molto delicatamente vorrei chiederti cosa ne pensi di questa bella estate? Beh, cosa posso pensare di questa bella estate? Come ben sai, adoro il sole di giorno, perché è molto più caldo di quello della notte.
essendoci d'estate molto sole, molto caldo, mi piace tantissimo l'estate. Il sole di notte però... Il sole di notte lo odio, no, no. Non ti piace non ti, non ti piace il sole di notte? No, no, no. Niente, nemmeno t'abbronza, scommetto. È troppo freddo, non abbronza. Troppo. Va bene, effetto. È stato gentile? Sì, sì, sì. È stato gentile. Guarda, ma l'espressione oggi l'abbiamo sedato un po'. Veramente per bene, proprio. Tipo, oggi faccio il bravo, oggi sono un po'. Raccomandabili, che vieni per strada e fai, oddio, ma questo è pazzo, ha problemi, ci mi ammazza questa. Assolutamente. Comunque, siamo arrivati all'episodio numero 5, che si chiama? Ed è regista, capito? È regista, non lo ricordo, cioè... perché no, si chiama Nemico Pubblico. Io mangio pelo nel frattempo, vado a cena. Nemico Pubblico. E tra l'altro si conclude con, diciamo, una sorta di comizio in piazza dove viene assassinato l'avversario del sindaco cattivo, del sindaco molesto, che poi è Antonio Caruso, e salutiamo che non è qui oggi. Senti, non, ma non io... nel senso che è morto, ma stai parlando di nuovo tu? Sì. Spegnilo. Ok. Ok. Dario, ma io sono curiosa, cosa hai mangiato oggi? Se permetti, prima vorrei fare una carezzina al gattino. Cosa non è mangiato? Un gattino, un orsetto. Ah, scusa, non vedevo gli occhi e la coda. Cosa hai mangiato cosa oggi? Ho mangiato oggi. Dunque, oggi ho esordito con 6 pacchi di patatine che ci stanno sempre a colazione. Dopodiché una bellissima torta al cioccolato, per cui vado pazzo. Poi, soltanto? Anzi, sì, oggi mi sono mantenuto leggero. Comunque volevo dirvi che ho il pollo con le patate nel forno. Quindi hai chiesto le patatine? Non ho neanche molto, molto tempo, che devo andare a tirarlo fuori. E quindi... Sei proprio uno che si mantiene leggero. Sì, sì, ma poi tra l'altro volevo... Volevo anche qui in presenza dei registi fare una, come dire, una denuncia. Una denuncia, io, siamo poliziotti. Non potete. Cioè sì, in teoria lui sì. Non potete farmi fare sempre parti dove mangio, perché poi a volte dobbiamo ripetere le scene tante volte. Io divento troppo grasso, tra patatine, torte, cioè io... Comunque è stato messo sotto rigida dieta, va a correre puntualmente per fare fuffi. Mi ha detto così... Le ragazze, se mi fermano, dicono sono bello. Ripeti la R, ripeti. Ragazze, perché lui è Dario Casarotti. Sottolineiamo Casarotti. Perché? Perché la R, se è Dario Casarotti, è perché R, quando è nato l'hanno chiamato Dario Casarotti, Dario Casarotti. Quindi dovremmo chiedere alla mamma. Infatti, è importante. Tu non lo Ma perché sapere. Si chiama Casarotti o perché ha la R moscia? Tutte e due cose. Vabbè, facciamo un'altra intervista per la tua mamma. Ma la chiameremo, sì. Possiamo fare, approntare una domanda. No, tranquilla, ma siamo, non morte, siamo no. Sui suoi livelli. Io poco fa mi sono spostata un po'. Gli abbiamo dato un calmante. È la sua normale espressione, sì, sì. Quindi... Come? È la sua normale espressione, quindi... È normale, vabbè. Vuoi dirci come ti chiami? Vabbè, si chiama Nicolò, però... Vabbè, una domandina così, guarda, sono... Io non insisterei. Nicolò, cosa si prova a essere il braccio destro del boss? Ok, no, è vabbè, io chiuderei così con Fuffi. Fuffi va questa sera alle ore 24 in area B. Non mancate. E no. Soprattutto una cosa importante, visto che state tutto il giorno su Facebook, pagina Facebook Fuffi, e novità su Twitter, non c'è la pagina di Fuffi, prima o poi la farà lui, ma noi ci chiamiamo Fanglassi, siamo un gruppo di attori e registi, appunto un gruppo per essere più internazionali, anche cinesi, visto che è un festival internazionale. Fanglassi su Twitter e Fuffi su Facebook. Noi abbiamo Dario Casarotti ed è importantissimo, quindi iscrivetevi. Ok, dobbiamo fare un saluto generale. A tre diciamo ciao. Okay. A tre diciamo ciao. Ha detto sì, ha detto sì. Conosco il suo linguaggio. Quando lo stecchino si muove in alto, è sì. L'hai convinto, vediamo cosa viene. Uno, due, tre. Miau! Ciao!